Critico Dabber 21, salve a tutti! In questo nuovo video interpreto Moreno da Ferdinand della Blue Sky Studios e della 20th Century Fox del 2017. Spero che il video vi piaccia, un cibelbel ciao a tutti i fan del doppiaggio da Zico Dabber 21, Dub is the world è il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché vamos a empezar! È il primero! Sei un fico! È il primero, signor! Benvenuto alla casa del toro! È un grande onore averla nella mia umile dimora, è un onore! Non stringo mani! Le mani sono i miei strumenti, come lo sono le mie braccia, le gambe, il torace, i piedi e... i glutei! Comprende? Certo, signor! Sono qui per selezionare un toro. Uno! Uno? La mia ultima corrida. Un toro. Il miglior toro. Contro il miglior torero. No, certamente, noi c'è... Per il migliore. Sì, lo capisco, ma ne abbiamo... Contro il migliore. No, noi... Per vedere chi è il migliorissimissimissimo. Ho un nuovo toro che ritengo perfetto per lei. Solo il primero sa chi è il migliore. Mi scusi, non volevo offenderla. Eppure, mi sono sentito offeso. Ora, qual è la miglior camera da letto? La mia, immagino. Prendo quella. Fatemi sapere quando i tori saranno pronti. Preparate i tori per il signor primero. Vamos, vamos, ora! Ai... E dunque questo era il mio doppiaggio di Moreno da Ferdinand del 2017. Spero che il video vi sia piaciuto, un cibel ciao a tutti i fan del doppiaggio da Zico Dabber 21, Dub is the world è mio motto e ci vediamo presto con tanti nuovi video. Wow, la gente è davvero ingorda. Sardine! Erano scadute. Il primero sta arrivando! Sta arrivando, andiamo! Cosa? Il primero è qui! Vamo, saputate! Il primero! Il primero! Ah, il primero! È qui! È il primero! È il primero! È il primero! È il primero! Cosa? Il primero, il primero, il primero, il primero! Il primero! Oh, ehi! Scusami! Il primero! Chi? Cavalieros, preparesi. Voglio tu, partei. Il grande Pincarnasa! Ci sono molti grandi toreri in Spagna, ma esiste un solo, El Primero. Ce la puoi fare, guapo, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ehi, guapo, niente pressione. Oh, mamma. Non farti incasinare il cervello, guapo. Dov'è? Mostratemelo, indicatemi la direzione giusta. Benissimo, capra in arrivo. El Primero! È il primero! Sei un fico! È il primero! Signor, benvenuto alla casa del toro! È un grande onore averla nella mia umile dimora! È un onore! Non stringo mani! Le mani sono i miei strumenti, come lo sono le mie braccia, le gambe, il torace, i piedi e... i glutei! Comprende? Certo, signor! Sono qui per selezionare un toro. Uno! Uno? La mia ultima corrida. Un toro. Il miglior toro. Contro il miglior torero. No, certamente. Il migliore? Per il migliore. Sì, lo capisco, ma il migliore contro il migliore. No, noi... Per vedere chi è il migliorissimissimissimo. E là, mi lasci parlare o no? Hai capito? No, posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, mi hai rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Affanculo! Affanculo! V-A-F-F, culo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Sonzo! Ho un nuovo toro che ritengo perfetto per... Taci!
Solo il primero sa chi è il migliore. Mi scusi, non volevo offenderla. Eppure, mi sono sentito offeso. Ora, qual è la miglior camera da letto? La mia, immagino. Prendo quella. Oio! Fatemi sapere quando i tori saranno pronti. Preparate i tori per il signor primero. Vamos, vamos, ora! Sì, signor. Ai. Film abbastanza divertente ma anche molto sentimentale, e questo è solo il poster, realizzato dalla Blue Sky Studios, che riposa in pace. È una storia molto importante in cui il messaggio che trapela è: nessuno deve imporre a qualcun altro il proprio destino, ciascuno di noi è padrone del proprio destino. In particolare verso la fine, durante il duello finale tra El Primero e Ferdinand, vedendo il toro inchinarsi davanti al torero aspettando la sua fine, la folla implora al torero di risparmiare la vita dell'animale, e lui, rendendosi conto che ucciderlo sarebbe un'onta per la sua reputazione, decide di risparmiargli la vita e di ritirarsi con onore. Se succedesse veramente così nelle corride della vita reale invece di quello che succede. Già. Guarda, meno male che la corrida non è stato dichiarato patrimonio UNESCO, perché in caso ve lo steste chiedendo, io sono contrarissimo alle corride. È uno schifo torturare e uccidere degli animali per divertimento. Che sport barbaro, orribile la corrida. Ha tra i momenti teneri, come non citare naturalmente i momenti tra Ferdinand e la sua padroncina, e la loro riunione alla fine. Quindi, in definitiva, è un film che vi consiglio caldamente.